bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e oggi siamo tornati su Ark in compagnia di Ginetto, ma oggi siamo su Ark Crystal Isles invece che su Lost Island, perché su Lost Island c'ho ancora un sacco di roba da fare, da costruire, mi servono materiali, invece qui abbiamo vita leggermente più facile da quel punto di vista, nel senso abbiamo già tutto, abbiamo il Quetzal, la base portatile, abbiamo base di là, abbiamo basi ovunque, con tutto il materiale necessario senza troppa sbatta. Quindi per cui siamo tornati qua perché io vorrei continuare la cattura delle creature crystal, quelle che ci sono state date grazie alla mod. Quindi noi siamo tornati qua con Ginetto, abbiamo tutto il materiale che ci serve, anche un po' di materiale per costruire una trappola, perché le creature che vogliamo andare a catturare sono il Terizino Crystal, il Deinonychus Crystal e mi sembra, io non sono sicura, ma di Deinonychus oltre al Crystal, a me sembra di averne visto di un altro tipo che si chiamava Knight qualcosa, non ho fatto in tempo a leggere e poi sono spariti, erano qua, li ho visti proprio su questo isolotto. Solo che adesso non ci sono più, non so dove siano andati, erano qui, lo giuro. Non me li sono sognati, spero. Forse compaiono solo di notte, perché li ho visti di notte in effetti. E che spiegherebbe anche il nome Knight. E il fatto che poi sono spariti, cosa è successo? Si sono volatilizzati così? Cioè di giorno spariscono. E se lo domestico cosa succede? Anche il mio sparisce di giorno. Non lo so, perché non ho trovato informazioni su questa bestia, almeno non sulla pagina della mod, mi sembra di non averle viste. Comunque, bando alle ciance, andiamo a caccia del Terizino e del Deinonychus e vediamo quel che capita. Dovrebbero essere entrambi in questa zona. Ovviamente il Quetzal lo lasciamo qui, tanto questa è una zona abbastanza riconoscibile. Qui c'è un bellissimo spino, però non vedo Terizinosauri e neanche Deinonychus. Però il Deinonychus, di nuovo, mi viene il dubbio che compaia solo di notte. Qua c'è un Terizino, ma mi sa che... no, non è Crystal, è normale. Normale, per quanto può essere normale il Terizino con quella faccia. Sì, va bene, il Terizino comunque normale. Diciamo così. Va bene, già il fatto che ci sia un Terizino mi fa sperare che davvero riuscirò a trovare anche quelli Crystal. Da quando ho la mod non mi ricordo, forse è successo ma in questo momento non ne ho memoria, di aver mai visto il Terizino Crystal in effetti. Oh, damnation. Lì c'è una viverna, però dovrebbero essere quelle Crystal normali, quindi non dovrebbero romperci le scatole. Guarda che belline che sono. Lì c'è un Deinonychus. Aspetta. Cosa mi sei? Crystal, sì. Crystal Deinonychus, 87. C'è un altro. Aspetta. Livello 87, maschio. Aspetta che lì c'è un'altra. Femmina, 43. Molto buono. Ne ho diversi qui. Non litigate con la viverna, per l'amor del cielo. Allora, direi che ci costruiamo una trappola qua in zona. A sto punto. Però no, mi cadono di sotto. Maledetti, di sotto non mi va molto bene. Ci sono coccodrilli, ci sono bestie brutte. No, non voglio che cadano di sotto. Riuscirò a costruire una trappola abbastanza velocemente prima che loro si buttino e si suicidino? Maledetti stupidotteri. Ah, guarda però, aspetta, qua si ricongiunge la strada. Ok. A posto allora, a posto. Posso anche farli tranquillamente cadere o portarli giù dal sentierino. C'è un altro Deinonychus. Ma per la pepetta è un Deinonychus. Sembra di sì, anche questo. Sì, molto bellino peraltro. Un 83. No, vabbè, ma sono bellini poi tutti rossi così. Ma li voglio tutti. Nel frattempo lì c'è una viverna che non sa più cosa fare di se stessa. E niente, rimane così contro un tronco. Ah no, ok, perfetto. Ho capito cosa fare nella vita, ottimo. Dicevamo, mi metto qui a costruire. Aspetta, mi butti giù l'albero, grazie. Anche questo per cortesia, che serve un pochino di visibilità perché non si vede la cippa. Costruiamo la trappola, ci attiro tutti i Deinonychus che sono nella zona. Tutti. Allora, io costruirò la trappola per non allarmare il signore lì. Perché se io scendo da cripto è sicuro che questo mi attacca. E non ne ho voglia, quindi a me gli strumenti. Costruisco da sopra cripto e poi abbiamo già un Deinonychus lì pronto per essere addomesticato. Riempiamo di paretine, dalle porte non ci dovrebbero passare perché comunque sono abbastanza grandicelli. Oh oh, ho calcolato male. No, dai, ti prego, quindi devo raccogliere altra roba e no. Vabbè, dai, sono solo quattro porte, ci metto un attimo. Allora, dov'è il Deinonychus? È lassù, vedo del rosso che si muove, è lassù. Io resterò qui a raccogliermi il materiale per farmi le porticine. Ok. Non dovrebbe venire a rompere l'anima.
Ah, oh, molto bene, molto bene. Porticine in costruzione, cioè porticine, pareti per le porte. E ok, le andiamo ad aggiungere a chi? Speriamo poi di riuscire a trovare un terrizzino, magari sempre qui in zona, così sfruttiamo la trappola per entrambe le creature. No, ok. No, di nuovo no, ok. Molto bene, ok. Allora, con Crypto abbiamo detto la bestiolina non ci attacca, quindi non ci seguirà. A sto punto sto valutando di prendermi il grifo, che tanto c'ho nella sfera, poiché magari il grifo lo attacca. Fammi liberare anche un po' di materiali, purtroppo non me li posso portare appresso. Ma tanto siamo strapieni ovunque e abbiamo mille bestie da raccolta. Non è assolutissimamente un problema. Dicevamo, grifo vieni a me. E invece tu tesorino mio bello, te ne vai nella sfera poiché lo so, non capita di frequente. È una situazione un po' anomala però. Non preoccuparti, andrà tutto bene. Ok. Allora, dicevamo, dove mi sei, Deinonychus? Ti ho visto qui. Eri qui, dove sei fuggito? Che si sposa... Ah, guardalo qua. Mi attacchi? Mi odi? Mi odi? Puoi odiarmi? Fai il favore di odiarmi? Sì? Sì? Guarda, guarda, guarda come mi odia, guarda come mi odia tanto. Aspetta, 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 aspetta. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Bravo, cucciolo. Ma che bravo questo cucciolo. Molto, molto bene. Oh, guarda come tanto tanto in trappola. Allora, visto che c'è un branco di Deinonychus proprio là dietro, io per ora non scendo dal grifo, gli sparo da qui e dopodiché mi vado ad attirare quel branco che è la sua medicatura, appunto, tutti. Ma guarda che bellino, c'ha questo rosso super sgargiante, poi c'ha tutte le lucine intorno rosse, tipo la viverna, la Blood Wyvern. Che bellino, mi piace moltissimo. Devi essere mio. Oh, c'è già andato giù, di già. Molto bene. Aspetta, aspetta, arrivo, arrivo, arrivo. Allora, tu dovresti mangiare questi. Però io, tra sapere e non sapere, ti metto anche un po' di carne. Questi sono i cristalli prime che si fanno con il banco da lavoro della mod. In teoria dovrebbe mangiare di questi, vero? Ti prego, Deinonychus, mangia di questi. Non sta mangiando. Perché non stai mangiando? Perché non sta mangiando? Sono un po' preoccupata. Non dovrebbe, mi sa che mangiava quelli. Cioè, poi tutte le creature della mod dovrebbero mangiare questi. Oh, dai, mi mette ansia. Ti prego, abbi fame. Ti prego, abbi fame. Vabbè, c'è da dire che per fortuna lo stato di incoscienza scende molto lentamente. Si è addomesticato. Ok, 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 ok. Che infarto che mi ha fatto venire. Quindi ne basta tipo uno. Che bellino. Ma guarda che bello. No, ti amo. Ti amo tantissimo, ti amo tantissimo. Allora, non ho la sella, ve la farò a tutti a fine episodio, ve lo giuro. Non ho la sella, quindi adesso, no, aspetta, volevo fare così, ah, così. Aspetta che ti metto subito nella sfera poké e voglio tutti gli altri. Voglio fare la sella, li voglio provare, li voglio provare, li voglio provare. No, li voglio far accoppiare. Voglio i cuccioli, ma hai idea di quanto devono essere carini i cuccioli di sta bestia? No, vabbè, tutti, tutti, dove sono, dove sono? Qua sopra, qua sopra, qua sopra, tutti i miei, tutti i miei. Siete? Oh, che qua ci sono anche dei cristalli rossi. Ogni tanto mi traggono in inganno. Oh no, mi sa che sono caduti giù di sotto. No, i miei Deinonychus. Sai chi se li ha pappati? Lì c'è uno spino. Se li sarà pappati lui. No, li avrebbe finiti. Se li sarebbe mangiati. Oh, chi è stato? Maledetto, chi è stato? No, ti prego, dimmi che ci sono altri Deinonychus qua nelle vicinanze, sennò ho sprecato un sacco di materiali per la trappola per un solo Deinonychus. No, dannazione, ma che sfiga! Ma poi erano di livello alto, cioè, non mi ricordo, 1,87, che bello, uffa! Non importa, non importa, ne troveremo altri, ne sono sicura, qua vicino, per forza. Là, Deinonychus, eccoli qua. Guarda quanti, aspetta, fatti inquadrare. Un 122, ah però. E un... Che bellino questo tutto nero, un 13, che sfiga, vabbè, non importa. Sono un maschio e una femmina, però,
Non lo so, non mi ispirano moltissimo. Aspetta che ce n'è uno qui sotto. Vedo una coda. Ah, no, no, è un. Un coccodrillo, mi sa. Aspetta, ce n'è un altro là. Ce n'è un altro là. Ma ce n'è un sacco allora. Aspetta. Aspetta, che ci fa molto bene. Non sono tutti vicini, però. Un altro livello 13. Ma che muffa. Però c'è un 122, dici, consolati. Sì, c'hai ragione. Allora, aspetta, che non mi ricordo dove ho fatto la trappola adesso. Dovrebbe essere qua dentro, qua in mezzo. Sì, era qua in mezzo, era qua in mezzo. Ok. Ragazzi, mi potete seguire? Per cortesia. Aspetta, sento che aumentano il passo. Mi stanno seguendo? No, se la stanno prendendo con altre bestie? No, no, è solo un rospo. No, non mi stanno seguendo perché quello di prima si è arrabbiato molto in fretta. Potete odiarmi anche voi? Poi ci vorremmo bene dopo. Sì, ho sentito un po' di lamentele. Eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua. Anche se uno è di livello veramente estremamente fastidiosamente basso. Mi potete seguire? Guarda, guarda come ti attiro l'attenzione dei Deinonychus. Ah no, no, guarda, forse ce la facciamo. Almeno uno. L'altro no. L'altro ci ignora. Ma proprio totalmente. Vabbè, uno quantomeno. Aspetta, aspetta che ci raggiunge anche l'altro. Aspetta, aspetta, aspetta. Forse ce li abbiamo tutti e due. Se no mi si distraggono. No, è che qua c'è molta. Mi rendo conto, sono molti ostacoli. Non l'abbiamo costruita proprio in un bel punto. Aspetta, aspetta. Dai, dai, bravo, bravo patatino. Bravo patatino. Aspetta, aspetta, dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Dai che facciamo la doppietta, dai che facciamo la doppietta. Dov'è? Qua, 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 qua. Vieni, 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 vieni. Porta pazienza, lo so, c'è il percorso ostacoli qua. Dove sei? Dove sei? Non lo vedo più. No, dai, mi hai già abbandonato così, e dai. Ok, dai, proviamo così, piano piano. Molto piano piano. Eppalala! Tutti e due, molto bene. Non mi piace molto il livello. Magari poi vedo se me ne trovo anche qualcun altro, dai. Allora, aspetta, 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 che ho le ali che mi impediscono la vista. Bravi, così. Allora, uno di qua. E uno di là. Molto bene, a turno. Non ve la prendete con la trappola. La trappola non c'entra niente. Non è colpa sua, è colpa vostra. Siete gnubbi. Guarda com'è arrabbiatissimo quell'altro. Non mi ricordo qual è quello di livello più alto, però forse dovrei addormentare prima quello. Porca miseria, ma se continua così me le distrugge davvero. Riuscivo a colpirlo? Sì. Ah, almeno un paio di colpi gli do anche a lui. Ah, se la sta prendendo anche lui con la trappola. Ma dai! Ma guarda che cattivelli che sono. Però sono troppo bellini. Guarda i colori. I colori sono meravigliosi. Sono arrabbiatissimi, stanno facendo un casino incredibile. Che fastidio, state zitti, è fastidiosissimo questo verso. No, ti prego, vacci giù in fretta, ti sto odiando moltissimo. Ok, uno giù, ora si tratta tutto di colpire l'altro. Dove va? Cosa sta facendo? Ok, si è svenuto. Dove vai? Dove vai? Cosa? Cosa? No, tranquillo, tranquillo. Allora, seduto qua, cuccia. Si è impanicato il grifo. Che succede? Cosa hai percepito nell'aria? Aspetta, aspetta, sono incastrata male. Ok. Ciao, patatini! Cibo, cibo a te, cibo a te, cibo a te. Dovrebbe bastarne un paio. Io me ne metto quattro, quindi. Ok, abbiamo visto che si addomesticano con questi cristalli alla velocità della luce, quindi un 13 e un 122, la tristezza infinita di questo 13 quantomeno, che è un peccato perché ha un colore bellissimo, quindi magari lo facciamo livellare un po' prima di farli accoppiare, perché il colore mi piace molto, questo rosso scurissimo, poi questo rosso acceso, nero, bello, 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 bello. E questo invece è un po' tendente al bianco, là, nostro, nostro, ciao patatino, aspetta. Purtroppo non li possiamo vedere molto bene adesso. Là che si è domesticato anche l'altro.
E dicevo, non li possiamo vedere molto benissimo adesso, perché ovviamente la trappola l'ho costruita senza porte, perché non avevo la sbatta di costruire pure una mega porta. Aspetta, Grifo, che problemi hai? Perché ti ho già detto di stare giù? Accuccia, non mi devi seguire ogni 3 secondi. Ok, oh. Vabbè, dai, sì, un po' si possono vedere. Guarda che bellini. Oh mio Dio, li amo tantissimo. Li amo veramente tantissimo, sono bellissimi. Guarda. Oh la meraviglia. Poi tutto luminoso in testa perché lui è l'alfa. Bellino, ok, aspetta. Sfere poke. Oh no, abbiamo solo un'altra sfera poke. Quindi abbiamo spazio solo per un altro Deinonychus. Poi magari per i tirizino ci limitiamo a 2. È che questi girano appunto sempre in gruppo, sembra, o comunque in branchi, il che rende molto più comodo catturarli tutti insieme quando si ha una trappola. Ma quelli che mi ha ucciso qualcuno, non so chi, erano di un livello così caruccio. La vedo bestie che corrono, no, è una V-Raptor. Però qua abbiamo visto che ce n'è un po' in questa zona, quindi io direi di continuare a cercare qui. Magari andiamo un po' più... No, aspetta. Ah no, c'erano questi, ma erano... No, sono Dino questi. Sono Dilo. No, sono Dilo, niente. Proviamo dalla trappola ad andare un po' più verso l'entroterra. Tipo di qua. Che in effetti ce n'era uno qua giù. Magari era di un branco qua vicino. Che inquietudine questo laghetto tutto rosso. Che inquietudine, però che meraviglia allo stesso tempo. Aspetta, qui c'è un terizino. Non so se è crystal, però è bellissimo, è tutto colorato. Aspetta, che era un quadro, eh. Oh, che bellino! No, guarda che colori, aspetta, però mi sa che non è crystal. No, una femmina di terizino, però che bella. No, vabbè, mi sa che la prendo lo stesso. Che faccio? Dai, suggeritemi, non so che fare. Aspetta, vedo roba che sbrilluccica qua dietro. Chi c'è? Che si sta zuffando. Ah no, sono dei Dilo con dei compi, ma è coloratissimo quel Dilo. Ma che bellini! Oh, terizino, no, dai, scusami. Un altro giorno. Adesso voglio concentrarmi sulle creature crystal, sennò come al solito noi ci distraiamo. È vero, devo stare attenta che le bestie con il grifo mi attaccano, non è come con Crypto. Sono troppo abituata ad andare in giro con Crypto, non va bene. Crypto mi semplifica troppo l'esistenza e poi non mi ricordo di quanto Ark sia fetente. Là, aspetta. Vedo un Deinonychus. Che è un livello? Fammi vedere il livello, Lillo. Aspetta, l'ho visto per un attimo. 80? Ti prego. 74, femmina! Femmina 74! Il problema è che non so dov'è la trappola ora in tutto questo. Forse per di là. Allora, tu sei qui, lungo il fiume. Ok, cerchiamo di risalire da questo lato così. No, aspetta, forse... Forse è qua vicino. Sì, è lì. Puoi far fuori in fretta la tartaruga, Lillo? Ti do una mano. Aspetta, ti do una mano. Ok. Aia, no, ha colpito me, ma maledetta. Maledetto che mi ha colpito. Seguimi adesso però almeno. Abbi la decenza. Se non se la prende con tutte le altre creature che incontriamo. No, infatti. Come non detto. No, dai, basta. Ma perché te la devi prendere con ogni creatura che ti passa davanti al naso? Aspetta che forse ci siamo. Più veloce, Lillo. Ah, grazie. Dai, che ci siamo quasi, ti prego. Grazie. Ci sta seguendo? Sì. Gli sparo un colpo? Sì. Così, tanto per ricordargli chi è che comanda qui, dai. Là che è uscito. Allora, aspetta, gli facciamo fare il giro di qua dei cristalli. Ci sei? Più o meno. Sì? Sì. Aspetta, vieni. Perdi qua. Molto bravo. Questi Deinonychus sono fantastici. Cioè, dei geni. Grandi. Non mancano mai il colpo. Riescono sempre a centrare la trappola al primo colpo. Grandissimi. Molto bravi. Vi voglio molto bene. Però non riesco a colpirti da qua, Lillo.
così va molto meglio, perfetto. Bellino, quando rimangono incastrati male che vibrano tutti. Ah, molto bene, molto bene, molto benissimo. Un po' di pappina a te. Appena si è addomesticato il signorino qui, ce ne torniamo al Quetzal, così mi preparo almeno una o due selle, perché vorrei testare queste creaturine. Dopodiché andiamo a caccia dei Terizino. Io non li ho ancora visti i Terizino Crystal, ma esisteranno? A sto punto mi viene il dubbio. E fatto, fatto, fatto. Le creature Crystal sono fantastiche per l'addomesticamento, ci mettono veramente pochissimo. Cioè, io mi stavo già organizzando per fare qualcosa, tipo, mentre lui si addomestica, boh, mi leggo un libro, faccio... No, no, perché ci mette 5 secondi. Ed è una bella femminuccia, 110. Ma scusa, ma scusa, ma dimmi se è poco. No, aspetta, però, tesoro, tu ti voglio tanto bene, Grifo, veramente tantissimo. Te lo giuro. Però mi sposto un po' più volentieri con Crystal. Con Crypto, con Crystal. Sta funzionando? Sì. No, 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 aspetta, non vedo la lucina ogni tanto. Aspetta, eh. Cos'è che si muove lì? Ah, la coda di Crypto, ok. Molto bene, cosa abbiamo lasciato a bordo? Ah, un po' di carnina, un po' di pelle. Niente di che. Benissimo, benissimo, torniamo al Quetzal, facciamoci le selle. Devo anche capire cosa serve per la sella, se va bene la sella normale, se serve una sella per le creature Crystal specifica da fare al pancone che ti danno con la mod. E magari ogni tanto prendo fiato. guarda, eravamo proprio dietro casa. Vediamo subito cosa ci occorre. No, no, Crypto, aspetta, aspetta, ok. Mi sa che non mi posso fare la sella con questa. Con questo banco. Ah sì, selle, eccole qua. Vediamo che selle ci sono. Deinonychus, appunto. È vero che c'era anche l'Indominus Rex. Mi ero dimenticata. No, lo andiamo a prendere in un'altra vita. Quello, ragazzi, in quella zona infernale non ci torno per un po'. Mi aveva traumatizzata. Però diciamo, per il Deinonychus, pelle, fibra, legna, c'ho tutto. C'ho tutto. Quante ne possiamo fare? Due. Per ora due, va bene. Se mai ci sposto altro materiale. Intanto due mi va benissimo perché le voglio testare. A questo punto ci abbiamo messo solo un giorno. Sono già le 4 del pomeriggio. Se aspettiamo poco poco, vedo se qua sotto, su questo isolotto di notte, compaiono di nuovo quei Deinonychus Night qualcosa che mi era sembrato di intravedere. Però ripeto, li ho visti per un attimo, poi sono spariti. Lasciavano tutta una scia bluastra dietro di loro, erano molto carini. Spero di riuscire a ribeccarli, perché se riesco vorrei catturare anche loro a sto punto. Ci facciamo una mega mega gigantesca cattura di Deinonychus e poi me li faccio accoppiare tutti. Oh sì, ti prego. Sì, ti prego, facciamo così. Li faccio accoppiare tutti. Voglio un esercito di Deinonychus. Benissimo, benissimo. Allora, le selle sono pronte. E andiamo a testare queste creature meravigliose. Qui c'è un bellissimo spino. Molto bene. Non ho voglia di rotture di scatole, quindi... Vedo un Deinonychus lì. No, niente, stavo scherzando, mi sembra. Allora, vediamo intanto di liberarne uno. Di livello magari un po' altino. Abbiamo il 182, il 19, 110... 124, e questo è il grifone, quindi niente, direi di andare con il 182. Allora, ciao bellezza, aspetta, ti metto subito la sella. Allora, il peso fa un po' schifio, un po' tanto schifio. E mi sa che non... Oh, si gratta, patato, lui che carino. Mi sa che non riusciamo ad andare al massimo della velocità in questo momento. Ah, dannation, dannation. Ascolta, facciamo così. Facciamo, c'ho un'idea più migliore di questa. Lo rimetto nella sfera poiché. Attendiamo notte, vediamo se riusciamo a catturare l'altra tipologia di Deinonychus, soprattutto se questa tipologia esiste. Ce ne torniamo alla base Crystal, non sul Quetzal, quella proprio dove abbiamo anche la nursery e tutto il resto. E poi lì ce li testiamo tutti con calma, magari mentre gli ovetti si schiudono, in attesa noi ci testiamo le bestioline. Ok, ok, allora aspettiamo che si faccia notte, mi preparo un po' di materiali che possono servire. Vediamo di prepararci anche qualche altra sella, perché li vorrei tutti sellati, sinceramente, anche per spostarli con più praticità.
che con i facoceri mi sono pentita tantissimo di non aver fatto una sella per ognuno, ogni volta spostarli da una parte all'altra in incubo. No, non è da qua che si scende, non è da qua che si scende, Ginetto.